Allora, dopo 3 anni molti di loro sono diventati degli amici, insomma abbiamo un rapporto, ormai condividiamo le serate, si fa tardi. Ciao Tony Curtis! Che Tony Curtis! Io manco la conosco a lei! Hai visto? Allora! Cosa? Ma non sembra quello delle ragazzare! Il Pride Apo! No, dai, scherzo! Facciamo festa! Beppe! Ascolti! Cos'è che ha da dire? Io manco la conosco! Hai visto? Armando! Hai visto? Tu mi hai invitato di cui io sono venuto. Allora, e di cui io sono allora, venuto. Allora, Lady Oscar, come va? Il papà voleva un maschietto, ma hai messo in atto tu. Può dare un senso, no? Ma che bello, ma allora è vero che lavori al Campo 41? No, sai perché dovevo sempre tornare stanco, sfatto e col fondotinta pensavo che facesse un altro lavoro. Ma che usciti c'è? Possiamo dire qualcosa di sensato? Dai, a proposito, ti saluto a Stoppardi, hai capito? Che Stoppardi? Stoppardi Pale! Io ti chiedo scusa perché non... Ma chi ci hai detto quella tenda? Allora! Sai che lo dice questa gamba a quest'altra gamba? Cosa dice? E c'è qualcosa di grande fra di noi! Allora dico, ti è un senso la sua... Dai, fare ridere, Sister Act. Ma che Sister Act? Dimmi dove abbiamo sparato i pentati nel reparto di cardiologia, dai. Ma nessuno ha fatto sta roba. Pum. No, senta, davvero mi mette in difficoltà. Cioè, dica qualcosa di sensato, no? Mi piace sto profumo. Sì. Può, perché davvero è difficoltoso farmi andare avanti. Anche? Ero in macchina di cui uno mi tampò. Per darvi un'idea della botta che ho preso, l'Arbe Magique ha perso le foglie. Va bene? Ci credi giganti? Ma per favore! Allora! Poi guardo il cruscotto e non c'è più la foto di mia moglie Mara, di cui siamo sposati. Di cui siamo sposati. Perché se non ho la foto di mia moglie Mara, di cui siamo sposati, sul cruscotto, mi manca. Mi manca l'antifurto! Dai, falli ridere! Pit Gabriel! Di quando siamo andati in sauna gay, dai! Su. Ma non siamo andati in sauna gay, ma cosa dici? Come no? Sei in quel posto che si entra dietro! No. Gay, galo, riso galo, non scuoce mai! Dai, su! Cos'è? I preservativi, non si sa meglio di capo! Sì, di fare un gavettone! Oddio! Anche? Arriva un vigile e mi fa, ho visto tutto, lei ha ragione, rispondi pure per quello. C'è di la luce, va, che becchiamo il fenomeno. A chi arriva un vigile, sì. Risponde e dice, ho visto tutto, sì. Lei ha ragione, però è in multa. Ah, perché il mastino napoletano lo deve tenere nel bagagliaio. Che lo guardi e faccio, prego scusi, non ho capito bene. Ma quale mastino napoletano? Guardi che questa è mia moglie, Mara, di cui siamo sposati. E se non le chiede subito scusa? Mara, attacca, dai! Comunque, grazie! Comunque no, quando si scherza. Ma diciamo una cosa, perché il signorino qui sembra tanto va a farcicolare tutti i letti, tutte le notti.
ed è da solo! Ma no! Ciao! Roberto Carnevale! Vieni qua! Dopo Francesco Damiano, anche quest'altro signore lo vedrete a Zelinoff. È uscito la prima. È già partita la prima, sì, e forse sei dottore di 5 conti come quell'altro. Io lo so, io lo so. Portatevi la salute. Allora, ma è questo un merito anche suo perché ci ha aiutato tantissimo. Un applauso a te. Grazie, ciao Rosy! Ciao, ciao, bene. Allora,